Ecco, oggi è passata la delibera di giunta al Comune di Milano che ha recepito l'accordo tra i sindacati e l'amministrazione comunale. Un accordo molto importante perché finalmente dà una sicurezza agli inquilini delle case del Comune che hanno per il quale abbiamo finalmente definito il canone definitivo dopo l'introduzione della legge regionale. Abbiamo negoziato dei risparmi per gli inquilini fino al 30% del canone e anche delle riduzioni di spese del 15% e per le famiglie più indigenti anche dei contributi per quanto riguarda il riscaldamento. E perché è importante questo accordo? È importante perché da molti anni non veniva preso in considerazione appunto l'aspetto della necessità delle famiglie a contenere i costi che in questo momento poi sono particolarmente pesanti da affrontare proprio per la situazione di crisi. E questo è un accordo che dà finalmente una certezza agli inquilini delle case del Comune. Per quanto riguarda invece gli inquilini delle case ALE, avevamo già concluso un accordo l'anno scorso e questi quindi diventano due accordi fondamentali per dare sicurezza e per dare soprattutto un sostegno economico alle famiglie.